attenzione. Si gira. Roma Capitale 2014. Hunger Games. I servizi sono gestiti in modo digitalizzato. Qui siamo nella cabina di regia di Roma Capitale, che gestisce tutta la politica e i servizi alla persona, i servizi sociali. Venivo da un momento della mia vita molto ingessato, molto ingabbiato da tutti i ruoli che ho, che erano sempre un po' gli stessi, no? Ecco, marito, padre, operatore sociale. Quindi invece qui, ecco, veramente ho sentito la creatività di rimettersi in gioco, di stare in contatto con una fonte di creatività che è sempre viva, ma purtroppo, ecco, quando si è troppo ingabbiati, perché poi questa energia, questa creatività non esce fuori. Hunger Games, Roma Capitale, permette anche di individuare un cittadino che ha delle difficoltà e capire come non avrà i servizi, perché purtroppo l'unica applicazione valida è quella di mettere sui siti dei municipi i vari servizi, ma poi non averli per mancanza di fondi. Quando un cittadino va da un assistente sociale, ecco cosa gli cade. Però piccolissimo problema burocratico, purtroppo, come lei ben sa, il bisogno di questo territorio è molto elevato, quindi ci sono delle persone che sono venute già da 3-4 anni qui e dovendo rivalutare il bisogno, perché a seguito della delibera 155 abbiamo modificato la delibera 90, e gli assistenti sociali del territorio dovranno ridefinire il bisogno assistenziale. Questo è un problema prima, perché sono ancora... siamo divisi per territorio, ha capito? Siccome siamo divisi per territorio, poi siamo 14, dobbiamo chiedere l'autorizzazione a tutto il dipartimento centrale di come interpretare il corso del TAR, perché a seguito del corso del TAR le tariffe dell'assistenza domiciliare sono modificate, quindi c'è un piccolo problema. Io ci farò di tutto qui per risolvere il problema, perché sono qui, non è questo, quindi se lei ha la gentilezza la prossima settimana di venire, vediamo se parlando con l'assessore delle politiche sociali... Daniele, fai le pensieri di Stefano, la cosa che succede in mente di Stefano. Pensiero, la cosa che pensa che... Non potrebbe di Stefano... La cosa che dice, monologo inter... Ma non è possibile che tutto, ogni volta ci stanno questi problemi qui in Italia. Io non ce la faccio più, non è possibile. Deciso di viaggiare, ma purtroppo ho paura di viaggiare da solo. Perché sei matto a viaggiare? Tu vai a farti le analisi? No, io viaggerò. Perché mi mancherà poco tempo, oppure non me la posso curare. No, non ci penso neanche, perché voglio viaggiare. Per me teatro T14, me grazie a questa esperienza sto migliorando giorno per giorno. Mi porterò sempre al di fuori nella vita la sicurezza. Il pensare prima di agire sempre, l'emozione di quando si viene, di quando si saluta. Ciao Ste, ciao, come stai? Bene, tu? Che me racconti, amico mio? Niente, tutto a forza. Sei pronto per questa esperienza, questa associazione di sporto pubblico? Sì. Per ragazzi disabili? Salve a tutti da Radio Finestra Aperta, buongiorno ragazzi, buongiorno. Vicino a me Stefano Pace che vi parlerà di questa associazione. Prego Stefano. Sì, salve a tutti, e diciamo che questo periodo a Roma con la crisi, tante problematiche, abbiamo niente. Bravo, c'è come che devo fare? E che dovevo dire? Mi sto portando i documenti che no, mi metto in ginocchio. Ma io che devo fare? Dal teatro, da questa esperienza teatrale, vorrei migliorare la mia capacità di comunicare con gli altri. Quindi trasmettere la voglia di comunicare in maniera allegra e il più possibile spensierata. Può chiudere un occhio? O anche due? O diventa cieco? Chiudo un occhio. E poi come faccio con i miei superiori?
Buongiorno! Salve! Come sta? Che porta! Di come sto io? Infatti niente, però è per buone maniere! Sì, va bene, che vuole? Io vorrei di chiedere l'assistenza domiciliare. E chiama me! Ma non c'entrava niente! Non sapevo! E da quando ho iniziato questa esperienza mi piace molto portare nel parco e diciamo quello che voglio dire alla società, i problemi, però anche con un po' di ironia, fa ridere. Una volta dall'altra è un miracolo, ci vuole. Guardiamo, quando succederà, mi vedranno un ciompano, diranno, ma che ha vinto al Superenalotto, gli dico no, mi hanno dato la assistenza domenicale. Beh, magari non conserve più poi, no? C'è stata una cosa che... Posso essere utile a questa società? Posso fare qualcosa pure se non c'ho la lira? Non lo so, Donne! Arrivato servizio assistente sociale, vi porta in Europa come volontario. Potete fare un'esperienza di un anno. Disoccupati, persone con disabilità, venite! Facciamo un progetto di servizio volontario europeo. Cioè io che sto a maneggiare, o hai sentito qualcosa? Io pure l'ho vista pure. Allora non so io che ho avuto un attimo di panico. Allora, che pensiamo, pensiamo? Allora, a che stiamo aspettando? Andiamo! E l'assistenza? Oh, te la faccio io l'assistenza. Ok. È una capacità di esprimersi, di lasciarsi, diciamo, andare nel senso di poter riflettere serenamente, senza troppe paure, dei giudizi, e si arriva pure a toccare delle cose molto profonde in maniera tranquilla. Questo video tra poco sarà oscurato perché l'associazione Autismo e Vita ha segnalato che è un video indecente, ma vediamo il perché. Sì, bene. Sì, bene. Cosa che pensi, non dici? Che sono solo. Che devo trovare un'emozione per sentirmi che esisto. Pensieri? Non so, ho un po' paura. Ma perché cazzo è mia mamma? Pensieri? Prima faceva paura quando era seduto, però adesso lo vedo camminare e mi fa solo ridere. E la persona le piacciono vedere le cose strane in YouTube, se le piacciono. Va al di là della curiosità, si chiama voyeurismo. Infatti. Questa, in tedesco dicono la voglia di sensazioni, sensazionismo. Penso perché tutto questo succede, non, molte volte non pensiamo che noi anche facciamo così. Perché facciamo bisogno, così? Bisogno di emozioni forti, quello che diceva lui, il mostro. Se, bisogno di emozioni forti. Bisogno di sentirsi vivo. Sentirsi vivo. Diceva il mostro. Allora chi è il mostro? È lo spettatore. Ma perché nella scuola, almeno l'elementare che è a scuola, serve per formare il ragazzo? Non ci prendono almeno
un'ora per farvi capire che la diversità non è uno spettacolo che un bambino quando guarda un disabile ride, perché a me mi è capitato persone grosse una volta, perché di Reggio sono tutte persone carocce che non sa proprio come comportarsi, cioè vede proprio, dice, mo che devo fare, come impaurito, ma perché, no perché è stupido o è cattivo, perché se una cosa non la conosci fa un po' paura, un po', e quindi penso che preparare un ragazzo alle diversità nella scuola è importante. Niente lo faccio, pensavo come entravo nella parte del bambino e ho cominciato a riflettere come mi vede il bambino, cioè a immedesimarmi nel bambino. E sin dall'inizio mi è piaciuto perché mi ha integrato molto bene con uno di voi. E diciamo che è bello anche in certe cose provare a sperimentare qua e poi portarle nella realtà. È un po' come prepararsi. Mi sono resa conto che ognuno di noi sta affrontando una battaglia. Una battaglia a cui abbiamo cercato di trovare diverse soluzioni insieme. Quindi attraverso i giochi, attraverso il teatro forum, attraverso le improvvisazioni sono emerse tutte le nostre lotte personali. Chi vuole evadere, no? Dalla quotidianità perché si sente all'interno di etichette, di ruoli, chi invece deve risolvere ben altri problemi. E quindi è stata un'evasione dalla realtà. Per tutti quanti, cioè siamo evasi tutti insieme da questa realtà, no? Da questa realtà che ci opprime in qualche modo. E è stato bello perché ho imparato tanto al di là proprio del teatro, delle tecniche del teatro, via dicendo, proprio a livello umano, ho imparato quanti problemi e quante lotte viviamo tutti i giorni. Gratuita e mi ha salvato la dentiera, perché un dente ostruiva la dentiera, lei capisce? Ma come? È un gravissimo, bravo, ma come? È un gravissimo, ma come? Gravissimo disservizio. Ma guardi che lei è un tirocinante che lavora presso una cooperativa sociale, non un dentista. Dopo questa esperienza vorrei essere più accogliente verso gli altri, più... Vorrei dare un po' di più agli altri la mia esperienza di vita, speriamo di riuscire. L'accoglienza. Signora, ha bisogno di aiuto? Di aiuto? Sì. In effetti avrei bisogno proprio di staccare un momento e di prendermi un bel gelato. Ma che è successo? Che hai fatto? Hai visto? Sto giocando, mamma. Ti piace? Ma sei in terra, è tutto sporco! Te lo dico sempre che non devi stare per terra! Dai, signora, mi dispiace tanto, guardi, non potevo immaginare una cosa del genere! Arrivederci, grazie! Ma che fai? Ma gioca pure tu! Ma che fai lì in terra? Ma è bellissimo per terra! Congela! Pensieri! Si sporca tutta adesso! A me non me ne frega proprio niente! Io sto tanto bene qui! Io non voglio che lei sia così libera. Io invece sì.
Vediamo solo chi... perché sono schiava mia moglie. Vediamo volta. Chi la vince, adesso ti schizzo. Continua come animali. Tu mi schizzi o ti schizzo? Non è giusto! No, via, lasciami stare, lasciami stare! Lasciami! Un due animali innamorati. Meno male che sei innamorata, eh? Congela, congela. Non ha ricambiato. Congela. Pensieri? Non mi lascia mai libera questa qui. Un po' di coccole. Ho capito, ma hai sempre fatte. Ma togliti le coccole. Accettati. Ma io voglio stare da sola. Come? La vita che voglio là e la madre come un guscio, uno che la vuole proteggere e coccolare allo stesso tempo. Tranquillità, questa scena in particolare. Ambivalenza. Perché? L'amore che appunto libera ma al tempo stesso imprigiona. No love without freedom. Si sente spesso questa canzone che ricorda quasi altri tempi. I sessantottini. No love without freedom. Niente amore senza libertà. Non è possibile l'amore senza libertà. Nelle canzoni. Così. È un. Sì, tutte fantasie. Ideale. Ok, adesso ti sfido a trovare questo amore con libertà insieme come un fine di questa scena, di questo 3, 2, 1, azione! Che stavi facendo prima? Stavo giocando. E che cosa... Fammi vedere cosa sai fare. Sì. E adesso? Non l'avevo mai visto. Fatelo fare. Sei sicura? Io te l'ho fatto vedere tante volte. Sei sicura? Sì. Sei te che non l'hai mai voluto vedere. No, ferma. Che dite? C'è l'amore con libertà? C'è una fine ancora migliore? Un'altra azione? Speriamo. C'è un'azione successiva? C'è un suggerimento? Saba, vai. No, non la so. Ci devo pensare. Che più può fare per mostrare amore e libertà? Canta la canzone di Caruso. Fare la onda con lei. Ah, fare la onda con lei. Ah, vediamo. Delle onde, perché le onde sono la vita. Non aver paura di lasciare libera tua figlia. So che è difficile, però ascolta la sua libertà. Rispondi. Non la opprime. È un buon insegnamento. Che la mia autonomia è legata alla tua, saremmo tutte e due più libere. Ma è una difficile ricerca in un rapporto così stretto. A volte sembra impossibile, ma bisogna cercare forse degli sprazzi di libertà sempre più ampia. Fai un contatto, un punto di contatto
che come senti verso di lei? Beh, io porto la testimonianza di questo teatro che può cambiare la realtà. Ringrazio tutte le mattine quando vado a scuola a portare mia figlia, e finalmente, quando lo trovo libero ovviamente, comunque capita spesso. Adesso finalmente abbiamo un parcheggio per disabili sotto la scuola. È tutto iniziato da questo laboratorio. La consapevolezza di chiedere i propri diritti. Ho chiesto, richieste con ostinazione, fermezza totale, perché se non fai così non viene ascoltato, ma un teatro che può cambiare la realtà, io l'ho vissuto, grazie. E lo ringrazio tutte le mattine, Uri e il gruppo, perché mi hanno dato questa forza. Non parcheggiare, però a Roma è una forza. È una possibilità di movimento. Ma... Eccola la mamma con la settimana! Grazie ancora! Adesso ridi, eh! Adesso ridi tu! Adesso ridi, eh! Allora, concentriamoci un attimino! Però dai, un bacio! Grazie! Perché abbiamo tutta la possibilità, l'istinto di respirare, di stare, di improvvisare, di creare qualche momento, di stare in relazione. Una cosa che facciamo ogni giorno, mettiamo il nostro teatro, il teatro della vita, in cui anche lo mettiamo in scena, le nostre conflitti, le nostre domande, per mettere in ironia anche, però di guardare da fuori la nostra vita, anche con un spazio di prova dei cambiamenti. Mai, e adesso io mi ripeto sempre, dico, l'unico punto fermo della vita è un punto in movimento. Spero che quello che ho accumulato in questi incontri arricchimenti, poi riuscirò a farmi fruttare nella realtà. Così vado a casa con molti nuovi pensieri. Grazie. Riusci a prendere l'autobus. Di verità però che mette in contatto le persone tra loro e permette di metterci in contatto con noi stessi. Piazza Maidin, c'è il centro della protesta filoeuropea e... Libertà è vita, libertà è lavoro, libertà è esistenza. Sono in fatto di concentrarmi su te stesso, non pensare di per gli altri. Prima chiudono il portone, poi s'affacciano al balcone, orche lupo non può...